No, io mi trovo di fronte a dover rispondere al membro di un partito che sta disegnando che voleva cambiare la Costituzione, che è stata bocciata, che ha scritto una legge elettorale che è stata dichiarata incostituzionale, che ha fatto una riforma della pubblica amministrazione che è stata dichiarata incostituzionale e che adesso ha bussato alle porte di un condannato in via definitiva per frode fiscale, che è Berlusconi, che è interdetto dalla possibilità di entrare in Parlamento per disegnare e prescrivere la legge democratica più importante dopo la Costituzione. Io dovrei accettare lezioni da questi soggetti qua che hanno devastato la dignità degli italiani, non solo in Italia ma nel mondo, che fanno scappare i nostri migliori cervelli, dei giovani che si sono laureati. Io dovrei prendere lezioni da questo soggetto che sta scrivendo una legge elettorale ancora incostituzionale con quei soggetti di cui vi sto parlando. Io non dico di essere perfetto, io non dico di far parte di un mondo perfetto. Abbiamo i difetti e siamo imperfetti, ma tutte le scelte che facciamo le facciamo nell'interesse della collettività. Quello che fate voi sono scelte nei confronti e a favore di chi vi sta dietro.